Eccoci qua ragazzi, ed eccoci nuovamente in pesca. Dove mi trovo oggi? Oggi mi trovo in un canale di piccole dimensioni che così ho incontrato, ho trovato così per quasi per caso una delle mie così passeggiate nelle campagne. Qui c'è praticamente una ciclabile dove la gente così passeggia, e così un giorno passeggiando di qua mi sono incontrato questo canaletto qua, questo canaletto che costeggia una strada statale, e però non si vede dalla statale perché il canale è molto basso, e camminando appunto per le campagne mi sono imbattuto in questo posto, soprattutto in questa posizione qua, che è praticamente un posto dove praticamente c'è un ponte di pietra, dove praticamente c'è una diramazione di questo canale, e quindi ho pensato di provare in questo posto qua. Mi sono portato con me pochissima roba, come esca mi sono portato un Red Devil Fish in pellet, e come pastura anche qui come pastura Devil Fish in Metal Mix. Ho fatto la mia pasturazione, quindi sacchettini, e poi ho lanciato qualche sacchettino in modo da attrarre o muovere un po' il pesce, perché questa notte siamo andati a meno 5 e adesso siamo intorno ai 4 gradi, quindi ho paura che il pesce si possa essere un po' fermato. Chiaramente per venire qua non c'è possibilità di venire in macchina, quindi ho dovuto farmi circa 1 chilometro a piedi, quindi mi sono portato praticamente il minimo indispensabile, quindi un'esca, una pastura, due canne, due picchetti e il guadino. Basta così. Anzi, vi faccio vedere la mia invenzione proprio per venire in questo posto qui, che è un avvisatore che ho fatto così stamattina per non portarmi dietro avvisatori visivi, acustici. Ho fatto una cosa che adesso vi faccio vedere. Ecco qua i miei avvisatori che ho inventato questa mattina. Praticamente un tappo di prosecco, chiaramente due puntine e una corda a cui ho legato praticamente al picchetto. Questo dovrebbe funzionare. A questo punto le canne sono calate, la mia pastura è stata fatta, non ci resta che aspettare che qualcosa bocchi, e se bocca ci vediamo. Ragazzi, mi sa che portate bene, è passato pochissimo e praticamente vi avevo detto che vedevo qualcosa arrivare. È partita proprio questa. Chiaramente non è finita lì. Mentre combattevo con questa, ho visto il tappo salire anche su quella là. Quindi non ne ho presa una, ne ho prese due. Ed eccole qua, ragazzi. Le mie carpe. Questa è la prima carpa che è venuta a trovarmi. Bellissima carpa da una livrea bronzata, eccola qua, appena recuperato questo ha avuto l'altra sorpresa, ecco l'altra sorpresa, un super maschio che ha tirato come un toro, mi ha praticamente sbattuto il tappo sulla canna. Ve le faccio vedere tutte e due dall'altra parte prima di andarle a liberare. Primo pesce, e mentre recuperavo questo è partito il secondo pesce. Ecco qua, spettacolare. Bellissime. Bene ragazzi, vedo se riesco a farvele vedere tutte e due
e poi le vado a liberare. Eccole qua. Bene ragazzi, vado a liberare e vediamo se capiterà qualcosa. Se non capita niente, come vi dico sempre, è stato bellissimo comunque, breve ma intenso. Bye bye ragazzi. Eccoci qua. Direi che il divertimento oggi è assicurato. Vedere i tappi che salgono non ha prezzo. E oggi i tappi sono saliti parecchio. Questo è l'ultima volta, l'ultima che mi è tirato sul tappo. Eccola qua. Eccola qua. L'ultima carpa che mi ha impegnato decisamente, chiaramente ghiacciata, come chiaramente deve essere, visto il tempo. Eccola qua. Anche se a quanto pare il ghiaccio non le ferma. Ecco, eccola qua. L'ultima che è venuta a farmi visita. Bene, a questo punto andiamo a liberare anche lei. Ed eccomi qua. Quando pensavo di aver visto l'ultima e quindi l'ultimo tappo salire, ecco quella che mi smentisce. Il tappo questa volta non è salito, è sceso. Mi è sceso il tappo, si è appoggiato per terra e quindi ecco la carpa, ecco l'altra carpa. Questa in questo caso una bella femmina con la sua pancia che comincia a preparare le uova per la deposizione poi di marzo. Eccola qua. Ecco, l'ultimo pesce che è venuto a farmi visita e che è caduto sulla mia dambolina. Anche questo, addirittura questo sembra quasi più ghiacciato degli altri. Non so se è veramente così o se è perché comincia veramente a far freddo e quindi comincio a sentire le mani veramente congelate. Ecco l'ultima carpa che è venuta a trovarmi. Bene, a questo punto penso sia veramente tutto. Andiamo a liberare la mamma e poi chissà. Intanto vi saluto tutti. Bye bye da Tello. Bene ragazzi, oggi è stata una giornata fantastica. Le canne naturalmente sono ancora in pesca. Non sa mai che un tappo torni a salire o a scendere. Giornata fantastica, ho perso il conto delle carpe che ho catturato. Una persa
e tutte le altre recuperate. Quindi hanno mangiato bene, hanno dato delle belle partenze, hanno tirato come dei treni, e quindi sono soddisfatto. L'unica cosa è che adesso mi sa che comincio a fare su, perché ho lo straccio che è praticamente diventato un blocco di ghiaccio, cioè un blocco, non riesco più a pulirmi le mani perché è diventato un blocco di ghiaccio. Quindi direi che la culla uguale, completamente congelata, quindi direi che siccome mi devo fare un chilometro di strada a piedi, direi che comincio a preparare le canne. Comunque, giornatona, sono troppo contento e quindi a presto. Bye bye, salutone da Tendo. I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Ooh, it's cinematic in the way we connected. Girl, you're so familiar, I never expected you to be right in my arms. My favorite part, how you talk in the dark. Oh God, there's something about the sound of you is stuck in my head. I'm hoping